Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. È un piacere per la Fondazione Rovigo Cultura essere qui oggi in uno spazio così importante identitario a presentare un progetto così importante per Rovigo. E ringrazio la Regione del Veneto che ci ospita in questo contesto della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Tutto nasce da un fatto che adesso vi racconto, poi c'è stata un'idea che abbiamo sviluppato e poi siamo arrivati a oggi e vi presentiamo un sogno che si realizza. Il fatto, durante il periodo del lockdown, vengo a sapere che la sala cinematografica, il Teatro Duomo, sta per chiudere i battenti per sempre. Come Fondazione Rovigo Cultura ci siamo detti: possiamo fare qualcosa per evitare che questo accada, per evitare che ci sia l'ennesimo vuoto urbano in centro città? E abbiamo iniziato un po' a vedere un po' di modelli che hanno funzionato in giro per l'Italia. Poi c'è stato un incontro molto fortunato con il dottor Simone Brunello, qui presente, che con la sua professionalità e esperienza è stato in grado di vedere il potenziale che c'era in questo progetto. E da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme come Fondazione Rovigo Cultura e Zico. E quindi che la Fondazione Rovigo Cultura insieme a Zico possa ridare un cinema alla città è per noi un motivo di orgoglio. Quando ci siamo trovati durante l'inizio della pandemia, nel 2020, abbiamo fatto il primo incontro, ci sono state delle realtà che sono qui presenti oggi e che ringrazio, che sono state delle realtà che hanno risposto subito con entusiasmo a questa idea, oltre alla parrocchia del Duomo ovviamente. Abbiamo iniziato un po' a lavorare insieme, a mettere insieme le idee, e un po' alla volta il progetto prendeva corpo e oggi siamo qui appunto a presentarvi questa bellissima iniziativa. Facciamo anche un appello ai cittadini perché questo è un buon progetto pilota, nel senso che noi poi potremo continuare a portare avanti questo progetto se ci sarà una bella risposta da parte della città. Poi sarà un cinema, una sala convegni, anche una sala prove. Noi uno dei primi progetti che abbiamo fatto come Fondazione Rovigo Cultura è stato il progetto Mettiamoci in Rete, in cui abbiamo incontrato varie realtà e uno dei problemi che venivano fuori era che le realtà culturali della città non avevano un luogo per trovarsi, in cui far prove e quindi questo spazio può diventare anche quello. Grazie Elena, grazie a voi.